Doveva essere una giornata perfetta. Ero partita con l'idea di preparare una torta a Igor, il mio fidanzato, per il suo 73° compleanno. Quando il seno crescerà, a sentire dentro il cuore un altro battito. Si perderà per un bacio da cucinare è la mia passione, poi i dolci, un bijou. Cambierà il sapore delle lacrime. Stava diventando tutto perfetto. Poi non ti telefona e la vita sembrerà una nave già affondata. Poi ho un metodo, una tecnica infallibile per mischiare il bianco delle uova. Mentre la torta stava cuocendo, ho telefonato a Rosa. Abbiamo parlato così, di cazzi, del più e del meno. Ho sfornato la torta, perfetta. Guarderai le stelle mentre cadono. Quanti desideri avrò? Dovevo mettere le candeline, ma metto là. Metto la U, la G, la U, la R. Mi guardo intorno e non c'era la I. No! Grazie. E non può capire. A un certo punto ho sentito dei passi all'improvviso, come un'illuminazione. È arrivato un uomo. C'è qualche problema, signora? Ci pensa Salvatore. Non ci posso credere. Mi ha dato la I. Mi ha dato la I che mancava. Grazie! Okay. Sembrava tutto sistemato, sì. Poi però... Basta. Sarebbero 52 euro. Mi ha chiesto 52 euro. Ma da boh? È solo che non avevo soldi in casa. Ah. Mi ha chiesto se poteva portarsi via la torta. Cosa faccio? Gliel'ho data. Grazie, eh? Arrivederci. Arrivederci. Mi sembrava di aver capito che si chiamasse Salvatore. Comunque, fondamentalmente volevo ringraziarlo. Amore, Igor. Mi hai salvato la vita, Salvatore. Grazie di cuore. Ti sarò debitrice a vita. Devo.